Benvenuti alla rassegna stampa del TG4. Tutta l'Italia si è commossa ieri vedendo in televisione le immagini dei funerali dei bambini di San Giuliano. Il Presidente della Repubblica, partecipando alle esequie, ha detto: non siamo stati in grado di proteggere i nostri bambini. Queste parole, questa frase è stata scelta da molti quotidiani come titolo di apertura. Andiamo a leggere come apre oggi il Messaggero, ad esempio, infatti, vedete, non abbiamo protetto i bambini, le parole del Presidente. Ancora la Repubblica, Ciampi, non li abbiamo protetti. E ancora la Stampa, Ciampi, non li abbiamo protetti. Intanto Berlusconi, Presidente del Consiglio, promette la ricostruzione entro 2 anni. Dicevamo di questi titoli, queste parole di Ciampi, scelte anche dal Mattino di Napoli. Possiamo vedere la prima pagina. Molte le foto, oggi anche in prima pagina per testimoniare questa tragedia, vedete i pompieri qui, che alcuni vigili del fuoco che portano sulle loro spalle i feretri bianchi, non abbiamo protetto i bambini, il titolo d'apertura, il dolore di Ciampi davanti alle bare bianche, una mamma dà l'altare scuole più sicure, l'addio alle vittime, alle 29 vittime di San Giuliano, il pianto del paese fantasma ma anche il coraggio dei sopravvissuti. Riviviamo per qualche momento questa drammatica cerimonia, queste commoventi immagini del servizio del nostro inviato a San Giuliano, Sandra Magliani. Escono a una le bare bianche, dentro nel palazzetto dello sport dove da 2 giorni si piangono i bambini resta lo strazio del distacco. Madri senza la forza di alzarsi, aggrappate a un pupazzo, a uno zainetto, a un ricordo del figlio. Fuori l'abbraccio della folla, su ogni bara tra i fiori tante fotografie che raccontano la storia di ognuno, appena nato, ai primi passi, alla comunione. La messa è celebrata da 6 vescovi, accanto a loro Don Ulisse, il parroco di qui. Il capo dello Stato e i rappresentanti del governo e del Parlamento sono tra le famiglie. In questi giorni probabilmente anche noi abbiamo gridato con Gesù sulla croce: Dio mio, perché ci hai abbandonato? L'omelia, i messaggi, la parola del Papa portata dal nunzio apostolico e quella dei bambini che si sono salvati. Le bambine che sono scampate e si trovano ancora all'ospedale di Larino hanno voluto dare una loro presenza. Hanno scritto questo biglietto che adesso io leggo. Carissimi amici, Lorenzo, Domenico, Giovanna e Costanza, voi siete gli amici che fino a ieri eravate seduti al nostro fianco a scuola, mentre le maestre ci spiegavano la lezione. Ma non solo, un pensiero speciale va a tutti voi altri, amici. Un momento terribile, un solo istante che ci ha diviso per tutta la vita. Sarete però sempre nel nostro cuore e non vi dimenticheremo mai. Ciao.
Le ultime parole sono quelle di una madre alla fine della cerimonia. Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi e di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli, gli angeli di San Giuliano. Sono vicini a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi. E a tutti chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà, nessuno pianga più i suoi figli. Poi il corteo funebre, le bare sorrette dai soccorritori, gli stessi che hanno salvato tante vite, qui tra due ali di folla. Mille persone si stringono alle famiglie colpite, c'è l'intera San Giuliano e ci sono tanti venuti dai paesi vicini. Il lutto è di tutti. Maria Celeste, ma Valentina bella, Valentina, Maria Celeste, la cor de mamma, la cor de mamma, belli de mamma. Il dramma, lo strazio anche in questa foto pubblicata dal Secolo XIX in prima pagina, vediamo i genitori, i parenti attorno alle 29 bare, tutta l'Italia ha ricordato commosso i bambini della scuola di San Giuliano di Puglia. L'altro tema della giornata è questo, vediamo nel titolo, la Turchia agli islamici, elezioni shock al partito Giustizia e Sviluppo, un terzo dei suffragi verso un governo monocolore, il partito islamico, il vincitore Erdogan assicura porterò però il paese in Europa, ma il crollo di un simbolo, il mito dello Stato laico nel mondo, all'interno del mondo islamico. Poi questa notizia, sequestro Costa, arrestato in Argentina il BR Bertolazzi, condannato a 27 anni, latitante da 20. Il tempo, vediamo lo strazio di quelle 26 bare, il grande dolore di Ciampi. Berlusconi promette la ricostruzione in due anni, non sarà come l'Umbria, dice il Presidente del Consiglio. E poi anche qui la Turchia, il voto allontana la Turchia dall'Europa, il leader del partito vincitore era stato condannato per istigazione all'odio religioso. Il giornale. Ecco dove sono le scuole a rischio, al sud record degli edifici pericolosi, in testa Reggio Calabria e Crotone, indagine sulle mappe sismiche, Ciampi in lacrime ai funerali dei bambini di San Giuliano. Anche qui l'Islam entra in Europa, presa la Turchia, il partito musulmano ha il 35% dei voti e maggioranza in Parlamento. L'Arabia intanto non darà base agli americani per un eventuale attacco all'Iraq. Il Gazzettino, anche qui le parole di Ciampi, non abbiamo protetto i nostri figli, e anche qui la Turchia e gli islamici stravincono le elezioni. Il Giorno, addio angeli di San Giuliano, la grande foto con le bare bianche. La Provincia, l'addio nel silenzio a 26 angeli, e poi qui notizia di cronaca, vediamo già arrestato il killer di Fino Mornasco, tenta la fuga all'alto, è ferito e catturato, avrebbe ucciso per 2000 euro. Il Roma, non li abbandoniamo. Berlusconi, non sarà come Irpinia, 50 milioni per la ricostruzione stanziati dal governo, 50 milioni di euro. Giornale di Napoli, schianto, un morto, 7 feriti, insomma Vesuviana, impatto tra un tir e 4 auto, un'altra tragedia. Giornali politici, presentiamo il Riformista, e questo è il titolo, ci vorrebbe un bel corteo pro global, titolo provocatorio, critiche a un movimento, quello dei no global naturalmente, movimento definito dal Riformista conservatore bimillenarista. Con questo è tutto, si conclude così la nostra rassegna stampa, grazie a tutti per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione del TG4, come sempre alle 11.30, grazie.
Il suo hangar. Grazie Mario. Chi ama il caffè sa che Hager è un piacere che non finisce mai. Caffè Hager, il piacere di un gran caffè ogni volta che vuoi. A volte, padre, con la tensione di ogni giorno, il mio fegato. Purificati, figliola, purificati. Soluzione Schum a base di erbe medicinali può aiutare il fegato e i reni. È un medicinale, leggere attentamente quanto riportato sulla confezione. Soluzione Schum, quando serve una soluzione. Questa è Italia Pop, le migliori canzoni pop nate dalla creatività italiana. Sono le canzoni dei tempi in cui il pop italiano appassionava il mondo. Per la prima volta in un'unica collezione, ecco 60 delle migliori canzoni dagli anni più fantastici di Sanremo. Tutte su 4 CD o cassette. Vecchi discorsi, sempre da fare, lasciatemi cantare. Oltre 4 ore di ascolto della musica dell'epoca d'oro della canzone italiana. Sono l'italiano. Sono tutte canzoni che ogni italiano ha nel cuore. Ma non troverai Italia Pop nei negozi. Devi ordinarla per telefono. Quindi, chiama subito. Alla Insight abbiamo grande orecchio per grande musica. Filo d'oro, la differenza si vede. Mani di Fata regala l'agenda punto croce. Mani di Fata, tanta maglia anche da comprare e raffinati ricami da realizzare. Mani di Fata, più nuovo, più tuo. Libertà, armonia, eccellenza. Fernet Branca, autentico per natura. Benvenuti a Discovery Prata. Oggi, cari amici, scopriremo il mondo degli orsi del Kispios. Ecco, guardate con che abilità riescono ad afferrare al volo le loro prede. Poi, quando sono sazi e hanno sete, molta sete, guardate cosa accade. È incredibile. Anche gli orsi del Kispios preferiscono la naturale leggerezza di Acqua Prata. Acqua Prata. E alla prossima puntata. I nuovi televisori a retroproiezione Sony sono qui. Troni. E con Troni Gold. Interessi zero. No. Melinda, vuol dire mordimi. Signorina Bocchesana, c'era il rosso. Mi sa che anche la sua gola è rossa, eh? Con questo freddo ho un mal di gola. Le nebulizzi. Tanto un verde nebulizzatore, efficacia concentrata dove serve. Ehi, funziona. È un medicinale a base di benzinamina. Leggere attentamente le avvertenze e il foglietto illustrativo. Insieme erano perfetti. Fammi sentire il tuo calore, tutto quello che voglio. Separarsi sarebbe stata una follia. Sei una donna meravigliosa, lo sai? Sì. Neppure una momentanea perdita della ragione poteva dividerli. No! Fermi tutti, io so volare! Puoi guarire in 3 mesi. E fra 3 mesi sarai fuori. 3 mesi. Anche se in realtà passarono 10 anni. Aspetti una telefonata. Dall'istituto, oggi lui dovrebbe essere uscito. Io amo morire. È mia moglie, abbiamo una famiglia ora. Te la scordi, perciò, chiaro? Sean Penn,
Palma d'oro al Festival di Cannes come migliore attore. Robin Wright Penn. John Travolta. She's so lovely. Così carina. Domani sera alle 23.25 su Rete 4. Enel Sì, il tuo elettricista di fiducia.